In attesa dell'avvio per le attività istituzionali proprie che gli competono, dopo 8 anni il Palazzo di Città di Castrovillari di Piazza Municipio ritorna a vivere con un momento particolare. L'amministrazione comunale, con la città nella persona del sindaco Domenico Lopolito, presenti amministratori, consiglieri, collaboratori, cittadini, hanno preso possesso dello storico Palazzo di Città con un gesto semplice, oltre che tradizionale. Gli auguri del primo cittadino ai dipendenti e per l'occasione alla città. Sindaco, dopo quanto tempo finalmente il palazzo ritornerà in mano ai cittadini? Oggi è ritornato, da gennaio ci saranno tutti gli uffici. L'iniziativa è stata avviata dalla preghiera e benedizione del parroco di San Francesco, padre Paolo, il quale ha ricordato che non si poteva iniziare il momento in un altro modo, in un luogo che nel lontano passato era stato ambito di preghiera, essendo un convento. Questo quadro, realizzato dai Santi Medici dalle classi quinta C e quinta D, rappresenta il cammino dell'uomo che cerca disperatamente la pace. Noi abbiamo voluto fare questo quadro proprio per omaggiare questi i profughi, i morti in mare. È la dimostrazione di quando i piccoli stanno crescendo bene e di quando sono solidali, di quando dovremmo esserlo noi più grandi. L'insegnamento che viene dai piccolini è per me davvero motivo di grande soddisfazione. È dato in questa giornata particolare che riapriamo il Palazzo di Città un significato ancora più particolare. Questo lo troverete all'interno della mia stanza. Immediatamente dopo, Lopolito ha tuffato nella fontana antistante il salone consiliare 11 pesci rossi prima di entrare nel salone e salutare tutti, ricordando nelle espressioni d'augurio verso i dipendenti e cittadini che opere come queste ed altre rappresentano l'espressione di impegno, dedizione e attenzione delle amministrazioni nella loro successione istituzionale in questa cordata per il miglioramento dei luoghi della città e nell'interesse del bene comune. È qui che si terrà di nuovo il Consiglio comunale, lei come presidente del consiglio questa mattina, che emozione prova? È una emozione notevole per me, se penso che nel 2002 ho iniziato la mia attività politica come presidente del consiglio pro tempore, quale consigliere anziano allora, con Franco Blaiotta. Quindi oggi sono veramente contento perché restituiamo alla città questo luogo che dopo verrà l'apertura di tutti gli uffici. E il municipio ritorna ad avere la centralità che merita, perché questo è il posto deputato a tutte le attività del comune. Quindi sono veramente contento e speriamo che lo sia anche tutta la città e tutti i cittadini che in questa maniera avranno meno disagi anche nel raggiungere gli uffici sparsi un po' per tutta la città. Prima di salire al piano superiore dell'edificio, Lopolito ha ricordato che a gennaio il palazzo comincerà a vivere della presenza degli uffici che traslocheranno, ribadendo il ruolo di importanza di chi vi lavorerà per una città ricca di capacità e risorse degli uomini, donne del lavoro che vi risiedono.